Antonio Lubrano, è la prima volta che mi capita di vedere un concerto in cui si suona nel foyer. Non mi era mai successo fino ad oggi. Cosa ne pensi di questa? Intanto è un divertimento straordinario. A parte la musica di Shostakovich, che devo dire, beh, questo pezzo poi ben si adatta al foyer, quindi. Ma è bella anche questa partecipazione gioiosa della gente che si diverte insieme agli orchestrali e al direttore d'orchestra. E quindi devo dire, per me è una sensazione nuova, quasi inedita, diciamo, perché quando vengo qui all'auditorium, la sala grande, 1500 persone, quindi diventa... Questa è il colpo d'ala, diciamo. Noi abbiamo ascoltato l'opera 97, la suite, sì. No? Molto articolata, molto particolare anche, si alternano armonie, ritmi diversi. Sì. Cosa te ne è sembrato? Intanto tieni presente che io non sono un musicologo, sono un fruitore, un ascoltatore assiduo di musica. Un melomane. Un melomane, vengo ogni... no, nemmeno melomane, che ha un altro significato. Ma vengo tutte le domeniche all'auditorium perché io sono un estimatore dell'Orchestra Verdi, che secondo me è una delle migliori che ci abbiamo in Italia. E poi ti devo dire, oggi ascoltando per la prima volta per me Shostakovich nella suite opera 97, quello che mi ha colpito è questa sorta di rilettura dei sentimenti. C'è dentro, c'è il momento della gioia, la malinconia, il tormento terribile, oppure l'euforia, l'esplosione. Io sono rimasto, ti assicuro, abbagliato da questa ricchezza di suono. Spero di avere altre occasioni di risentire Shostakovich. Ti faccio un ultimo, anzi ti chiedo un appello ai tanti giovani, ai tanti ragazzi che la musica classica forse non la conoscono e non sanno quanta ricchezza può dare. Ti senti di fare un appello, un invito, non so, un... Ti dirò, tu mi inviti a nozze, perché io nella primavera scorsa, non so se l'hai letto o l'hai sentito, ho fatto al Teatro Carcano, con l'orchestra La Barocca, diretta da Ruben Gais, un ciclo di 3 concerti, il sabato a mezzogiorno, un concerto al mese, marzo, aprile, maggio, intitolato Chi ha paura di... Era un'operazione di carattere divulgativo, quindi culturale divulgativo, per le famiglie e per i giovani. Era dedicata ai 3 grandi dell'età barocca, Vivaldi, Bach e Handel. Bene, gli stessi dirigenti del Teatro Carcano hanno fatto una scommessa, perché loro puntano molto sulla divulgazione per attrarre più gente a teatro. Si sono piacevolmente sorpresi del fatto che in un teatro come il Carcano, che contiene 1000 posti, avere mezza sala piena, 500 persone, tutte e 3 le volte, con tanti giovani, è stata una soddisfazione, ma anche una gioia. Perché? Perché secondo me, tieni presente che io sono considerato un divulgatore e quindi ho fatto per 6 anni in televisione, ho fatto all'opera, che era un modo di divulgare l'opera lirica, eccetera, che è andata benissimo. Ecco, la cosa che mi ha confermato in un'idea che ho da sempre è che la gente vuole essere presa per mano. La gente ha una sorta di timore reverenziale per la cosiddetta musica colta. Nel caso della lirica, colta niente, perché una musica popolare non c'è meglio di quella. Nel caso della musica sinfonica, basta spiegare alcune cose, e in questo devo dire anche i musicisti hanno un peso. Il maestro Giles, su mia domanda in pubblico, ha spiegato che cos'è la fuga, il contrappunto, perché a un certo punto certe pause. La gente sta al gioco, e alla fine la cosa che mi ha, devo dirti, commosso è che in camerino dopo lo spettacolo non sono venuti soltanto i miei amici, quelle persone che mi stimano, che vengono, che sapevano. Sono venute persone di qualsiasi che mi hanno ringraziato. Io te lo dico e sono commosso, perché è una sensazione straordinaria, quasi inedita. La gente che dice abbiamo capito, grazie. E basta, così. Bellissimo. Quindi forse bisogna anche smetterla di immaginare che la musica sinfonica è per un pubblico, per l'elite. Non è vero, è per tutti. L'importante è riuscire a portare la gente al teatro, questo.